Era una giornata tranquilla. Lauritis giocava le 1v1 come al solito. Potrei segnare, ma non lo farò perché sono scarso. Anzi, ho deciso di non segnare. L'avversario era agguerrito. Io segnavo puntino. Puntini sono troppo forti, non ti offre niente. Ma l'intelligenza tattica del sommo era troppo per il nostro puntino. Ah. Ma no, io non l'ho demolito perché ci ho pensato alla fine. No, troppo forte, ho fatto il tocco. Riesco a recuperare? Fai. Se avessi demolito sarebbe stato meglio per lui. Forse. Tutto sommato era una bella partita. Lauridis prendeva gol. Lauridis faceva gol. Puntino era sempre più aggressivo. Vuole clippare. Non ci riesce, si è staccata malissimo. Troppo aggressivo. Sarà stato il gol subito prima? Sarà stato il caldo? Sarà stato il fatto che sua mamma la chiamano la cavalla? Ma il quarto gol, puntino, cede al lato oscuro. Ma Lauridis mantiene la sua proverbiale calma. Perché è tossico sto coi? Sta tenendo come un porco. Eppure tossico. Io devo solo demolirlo, poi non mi frega più niente. Stando... Sì, sì, è fake jump. Cioè, veramente. Era una posizione da cui tu potevi andare benissimo. O quel fake jump... Era devastante. Sì. Forse non l'ha presa così bene. Purtroppo, la sorte è avversaria al nostro eroe. Prova una giocata di alto livello. Ma... ahimè, fallisce. Passando in svantaggio. Invano proverà a rimontare fino alla fine. Fallendo nel tentativo. Ma gli dei sorrisero a Lauridis, permettendogli di avere la sua rivincita, anche se tentarono di eliminarlo nel mentre. Mi sono affogato. Che palle. Aiuto. Che c***o qua è? Vaffanculo a me. Ma il nostro muscoloso riccio non perse la calma. E con grande maestria mancò un tiro a porta vuota. Sì, ragazzi, ma non si può lavorare così. Questo manca sti tiri. Dai, neanche una scimmia. Va bene, sono calmo. Lauridis usò le sue avanzate capacità analitiche per studiare il modo di giocare dell'avversario. Proprio scemo questo come gioco, vecchissimo. Portandosi in vantaggio con la sua tecnica più iconica. Per poi segnare un rarissimo gol su battuta. Subito recuperato. Per poi essere rirecuperato. Esiste come parola? Rirecuperato? Ma chi ha scritto questa merda? Il nostro puntino è sempre più aggressivo e non reagisce bene ad una demolizione di Lauridis. Nonostante le sue precedenti azioni. Ah, ci ho pensato tardi, vado a morire, rimbalza bene. Da qui abbiamo un gol dato dalla sola possenza fisica di Lauridis. Un altro dalla sua forza. Grazie della spinta. E un terzo dalla sua incredibile... Sì, raga, ma stiamo esagerando, ma veramente chi ha scritto sto copione? Cioè, va bene decantare qualche dote, però qui stiamo esagerando. Come dici? È lui che ci paga. Dalla sua incredibile capacità analitica, avendo capito lo stile dell'avversario, anticipa ogni mossa. Se volessi buttare per il boost, ha fatto anche poco fa uguale, si è giocato.
identica. Allora, perché sta cosa non dovresti mai farla, perché se lui è al centro rimane al tiro. Puntino punta al doppio tocco, ma Lauridis è troppo grosso e para senza meravigliarsi delle sue azioni. Che prata assurda nel double. E questo, mio caro amico, è l'inizio della fine per il nostro bel puntino. Sempre più agitato, cade nella trappola mentale di Lauridis. Ed è proprio qui, in questo preciso istante, che capisce di essere caduto vittima del classico fake. Tecnica altresì chiamata Suka. La sanità mentale dell'avversario crolla sotto il peso dell'umiliazione subita e comincia ad insultare senza remore, capendo di aver perso non solo la battaglia. Dopo è lui che fa quella giocata e dice a me brain dead, capì? Ma anche la guerra. E io sono tryharder. Tutto quello che è lui lo sta dicendo a me. Guardalo, ora sta cominciando a guardare fa quelle cazzate in aria. Dopo che ha fatto il tossico. Tutto quello che è lui lo sta dicendo a me. È ridicola sta cosa. Che lo sua, what a save. This time I've got the blues. Holiday, funky blues. I've got the holiday, funky blues. Mama's living all alone and I just can't